Anticipazioni uomini e donne, Maria De Filippi difende Mattia Marciano. Maria De Filippi dalla parte di Mattia Marciano a Uomini e Donne. Maria De Filippi interverrà in difesa di un tronista oggi a Uomini e Donne. La conduttrice di Canale 5 si schiererà dalla parte di Mattia Marciano, difendendo l'ex corteggiatore di Desiree Popper dalle accuse mosse in studio. Il Trono Classico tornerà protagonista oggi pomeriggio, a partire dalle 14.45, su Canale 5. Dopo l'attenzione sul trono di Sabrina Ghiodi ieri, oggi Alex Migliorini, Paolo Crivellini e Mattia Marciano saranno i protagonisti del secondo appuntamento settimanale con il Trono Classico di UED. Al centro della puntata ci sarà ancora la presunta conoscenza pregressa tra Mattia e Vittoria. Paolo e Niloufar in particolare additeranno nuovamente il tronista partenopeo proprio per il feeling evidente con Vittoria. La discussione coinvolgerà anche altre corteggiatrici di Mattia, poco convinte riguardo il suo rapporto con Vittoria. Sarà Maria De Filippi però a prendere le difese del ragazzo. La conduttrice di Uomini e Donne svelerà che Mattia in realtà non poteva sapere che la ragazza sarebbe scesa per corteggiarlo. Vittoria infatti, la scorsa estate, aveva sostenuto i provini per il ruolo di tronista e non di corteggiatrice. La rivelazione di Maria De Filippi sottolineerà di fatto la buona fede di Mattia Marciano. Mattia Marciano difeso da Maria De Filippi a UED. Nella puntata odierna di UED, verrà mostrata l'esterna tra Mattia Marciano e Niloufar, che accuserà il tronista a causa del suo legame speciale con Vittoria. Al centro dell'appuntamento del martedì con Uomini e Donne ci sarà anche l'uscita tra Paolo e Jessica. Ampio spazio verrà riservato al trono gay con un colpo di scena inaspettato, Alex sottolineerà di non aver gradito particolarmente l'incontro con Marco, che era sembrato uno dei suoi corteggiatori preferiti nelle scorse puntate. I dubbi continueranno a serpeggiare nello studio di Uomini e Donne. Alex Migliorini infatti sottolineerà di non fidarsi totalmente nemmeno di Alessandro. Di contro il corteggiatore 28enne, che nelle scorse puntate aveva mostrato qualche dubbio riguardo alla differenza d'età con il tronista, confesserà di averlo pensato molto in settimana. Ancora alti e bassi a Uomini e Donne. Le altalene sentimentali continueranno a colorare anche l'appuntamento di questo pomeriggio con il talk dei sentimenti Mediaset. Ieri nel Trono Rosa erano stati mostrati alcuni dubbi della 32enne romana su Nicolò Fabbri. A Uomini e Donne Sabrina Ghio aveva svelato la sua paura più grande, spiazzando tutti e portando Maria De Filippi a rassicurarla in studio.